Ciao leccamotori bollenti, ciao compagni dei serbatoi con le fiamme, ciao ciucciataniche di benzina, questo è Electric, anzi questo è Motorpeo che oggi è qui con voi per fare un disegno, un minuto con questo nuovo look incredibile che durerà soltanto brevi minuti prima che lo ritaglio, ok? Sono abbastanza carino, carino non è la parola giusta per un motorpeo, sono abbastanza ingrifante, sono abbastanza arrapante, accendo in voi desideri oscuri. Bene, questo era il mio obiettivo e oggi in un disegno, un minuto disegneremo Pokémon generati casualmente da questa app. Non è un'app, è una pagina web, ok? Pagina web, come piace dirlo a me che sono un vero biker, perché tutti i biker parlano così come dei scemi. No, non è vero, sto scherzando, tutto rispetto ai biker. Comunque sia, dove accidenti è il mio guanto del potere, trovato. Iniziamo col generare il primo Pokémon dalla pagina web. Ne genererà 6 e io ne sceglierò uno, così almeno un minimo di scelta ce l'ho, perché se no magari mi tocca disegnare uno che proprio mi fa un po' cacare. Ma questo non è quello che voglio, quindi generiamo. Abbiamo uno Shupet, un Bunnelby, un Vallaby, un Kyurem, uno Slurpuff, un Vigoroth. E io non so quale scegliere in realtà. Penso che sceglierò lo Slurpuff, soltanto perché è un po' grasso. Mi piace il suo look un po' grasso, che è la nostra parola preferita ultimamente. E siamo pronti tra 3, 2, 1, parte il timer. Io ho solo un minuto per disegnare lo Slurpuff, che c'ha... perché c'ho colore marrone inserito? Non lo so. C'ha questi capelli qua con le palle, che sono... Speriamo che non siano niente di ambiguo, che non siano, insomma, le sue palle letterali. E poi qui ha una terza palla, perché le palle non bastano mai, più se ne ha è meglio, poi ha questa sorta di collare, zampine, corpo un po' cicciotto, anzi grasso, che a noi ci piace grasso, zampone, perché no, che c'ha le zampone, e poi c'ha il nasino, gli occhietti e ovviamente c'ha il baffo da motociclista, perché anche Slurpuff è un gran figo come Peo, hai capito? E infatti è sorridentissimo, felicissimo di portare questi baffi, mi sembra normale, tutti vorrebbero portarli questi baffi, hai capito? E 2, 1, il tempo è finito ora. Pensa un po', mi è anche avanzato il tempo, abbiamo fatto Slurpuff e sono molto soddisfatto del mio Slurpuff. Non so il vostro Slurpuff com'è, non so se voi state disegnando Slurpuff a caso, questo non lo so e sinceramente non me ne frega niente, perché io sono un vero pro, un vero tosto, un vero biker e lo dicono questi baffoni, ok? Adesso noi generiamo altri generate. Oh, si è impallata la pagina. Ok, riaggiorniamo la pagina. Wow, si è davvero impallata la pagina. Ok, eccolo qui, siamo pronti per generare generate. Abbiamo un Mankey, un Togepi, Wilmer, Arcanine, un Tile e un Swabon. Questo si pronuncia così, Swabon. Io direi di andare con Mankey per rimanere sulla prima generazione, perché se no ce la scordiamo, come se non esistesse, come se non fosse mai esistita. Quindi Mankey tra 3, 2, 1, via. Mankey è una palla di pelo, letteralmente. Innanzitutto io parto dalle orecchiette qui, no? Poi è una palla di pelo battuffolosa. Mi fa pensare un po' al Palum, che è il mostro dei Monster Hunter. In arrivo altri video di Monster Hunter, questa settimana siate pronti. Li farò uscire come bonus, in realtà. Cioè, non andranno a sostituire altri video. Occhietti cattivissimi. Mamma mia, la cattiveria di questo Mankey! La cattiveria! Mambini, quanto cattivo! E lui, ovviamente, c'ha il baffone da biker, perché ha capito tutto dalla vita. Così come anche io finalmente ho capito tutto. Ovvero che bisogna... Lui non ha i denti, ma io glieli faccio, perché dà un'espressione più figa. Guarda che baffi! Ha le zampotte. Fam fam! Mamma mia, strane proprio queste. Sei in una posizione un po' egizia, ma va bene. Non importa. L'importante è che gli assomigli. È finito il tempo. Io ho fatto le zampe da ranocchia, non si sa perché. Da uccello, non lo so. Arresta. Non gli ho fatto la coda, ma l'aggiungo al volo. Questa è una coda? Ok, la rifaccio. Non molto meglio di prima, ma diciamo che vale. Diciamo che va bene. La metto qui, signor Mankey. Signor Mankey! Mankey my house! È il forestiero, vuole per caso provare la mia bicicletta elettrica? Lei cosa ne capisce di biciclette elettriche? Io sono un vero biker, non uso mica Harley Davidson, solo biciclette elettriche che vanno a pupù di cammello. Hai capito? Generiamo tra 3, 2, 1, tic. Abbiamo un Kingler, un Metagross Mega, un Frogadier, una Bombasnow, un Geodude, un Corphish. È ovvio che potremmo andare con Frogadier, perché è la sua scaletta, insomma, Froakie, Frogadier e Greninja, sono i Pokémon, si può dire, preferiti di Electric Topi. Pensate un po'. Electric Topi in the house. Siamo pronti tra 3, 2, 1, tic. È partito il timer. E allora, Frogadier, che c'ha questo musetto così a rospetto, no? C'ha il naso, che sono due palle.
palle, letteralmente. Cioè, le nuove generazioni di Pokémon sono fissate con le palle per qualche strano motivo e niente, noi li lasciamo fare. Chi siamo noi per giudicare? E qui si vede l'altra palla dell'occhio, poi qua tipo due corna strambe e ovviamente anche lui, cioè il baffo da motociclista, perché no? Porca miseria, guarda che figo, cioè che razza di figo è così? E qua c'ha quelle, tutta quella sciarpa a forma di nuvolette che non so cosa sia in realtà. E una posa normale facciamo, figa, non lo so, perché ormai è troppo tardi. Cerchio, cerchio, cerchio. E un'altra zampetta così. Cerchio, cerchio, cerchio. E il corpo un po' ovale, zampona. E mamma mia, quanto è brutto questo. Ed è finito il tempo, mamma mia. Però questo era troppo complicato, secondo me, per un minuto. Ci abbiamo provato. Fermati, zitto. Ci abbiamo provato, l'importante è quello. È provarci. È mettersi alla prova, un minuto, volare. Provare a fare il meglio che si può in così poco tempo. Davvero biker, davvero pro, davvero forestiero, davvero avventuriero della vita. Penso che ne faccio solo altri tre questa volta perché ho già parlato fin troppo. Ok, generiamo. Abbiamo Machop, Jinx, Como, Como, Lyron, Chikorita. Chikorita. Tutta la vita Chikorita. Chikorita in my house, Chikorita in your house, 3, 2, 1, via, attacco. Ah, Chikorita, non ho mai capito che razza di animale dovrebbe rappresentare, perché è un dildo gigante con le zampe, cioè guardate, già ho fatto. Poi c'ha le palline qui, da cui escono le liane per qualche strano motivo, e la mia Chikorita ovviamente ha i baffi da motociclista, perché la mia Chikorita, uno è un maschio, due è un gran figo, il mio Chikorita, infatti lui è felice di avere il baffo, guardate com'è felice, occhi giganteschi, super luccicosi e anime, e soprattutto trabici, perché la mia Chikorita è così, il mio Chikorita perché è maschio, e c'ha questa bellissima foglia sulla testa. Ok Jack, ok, noi già abbiamo finito, quindi abbiamo 9 secondi di tempo, quindi facciamo un bel tatuaggio qui, che c'è una bicicletta. Olè, finito il tempo? Arrestati. C'è un tatuaggio di una bicicletta elettrica che va pupù di cammello, mi raccomando. Se non Chikorita, non usa niente che intossichi il nostro pianeta, che deteriori il nostro pianeta. Ok, generiamo il prossimo. Hundum Mega, Ninkata, Duskull, Graveler, Saladin, Tarvia. Questo è difficile. Duskull, scelgo Duskull, perché a me piace moltissimo Dusknoir, lo avevo in molti miei team. Duskull, 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 vabbè, come lo pronunci, lo pronunci. Siamo pronti tra 3, 2, 1, via. Quindi Duskull anche lui ha una forma relativamente semplice, perché ha il teschio, ha un po' la Medieval, ricorda un po' Medieval, no? Il gioco della Play 1. Quanto siete giovani voi che non sapete di che sto parlando? Se siete troppo giovani e non sapete di che sto parlando, beh, rimediate, perché beh, è un gioco famosetto, leggermente, ok? E sto perdendo troppo tempo nel dettaglio questa volta. E poi non gli ho fatto i baffi e penso che ormai sia troppo tardi per fare i baffi. Qui c'è una sorta di fiammetta qui dentro che poi rappresenterà gli occhi. Ma il mio Duskull che cos'ha di particolare? Beh, i baffi ce l'ha così. Eccoli qua. Da aristocratico, tipo, hai capito? Da bravo bim. Poi queste manine che stanno sempre un po' all'indietro, se sono mani. E questa sorta di gonna che rappresenta il resto del suo corpo. Poi è un simbolo a forma di teschio qui. E un tatuaggio di una bicicletta. Ce l'hanno tutti i Duskull maschi, hai capito? Wow! Arrestati. Abbiamo finito Duskull. 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 E mi sculla, hai capito? Come sono simpatico. Date un premio a quest'uomo per la sua simpatia, per carità. Andiamo avanti con quello che probabilmente sarà l'ultimo di questi Pokémon biker, come il Motorpeo qui presente davanti a voi. L'ultimo di questo Pokémon che sarà magico e ci dà un po' di opzioni un po' deprimenti, secondo me. Perché cioè, due quadripedi così. Facciamo Ponita, dai, facciamo Ponita. Ponaita, Ponaita. Si chiama Ponita o Ponaita? Ponaitas. Siamo pronti, un minuto, tra 3, 2, 1, attacchi. Innanzitutto Ponita è un cavallo, questo penso che lo sappiate tutti, quindi c'ha il muso da cavallo, c'ha il nasino, poi c'ha quest'occhio molto anime, molto fico, grande tipo My Little Pony, ok? Tipo così, tan cattivissimo, guarda la cattiveria della mia Ponytize! E c'ha il baffo da biker, ovviamente, anzi lo aggiusto pure, guarda, che baffo signori, che baffo le fiamme! Le orecchie. Poi mi devo muovere perché mi mancano 24 secondi. Pensa un po'. Quindi le zampe. E la telecamera si spegne. Attenzione. Si spegne la telecamera. Wow. Ma te l'aspettavi una cosa simile? Non lo so. Io sto facendo una bestia qua. Questa Chikorita magari adesso dice proprio: uccidimi, ti prego, non lasciarmi viva. Ho finito la mia Chikorita biker. Bruttissima.
arrestati, abbiamo finito il tempo giusto per fare un tatuaggio a forma di cuore, I love you, con una rosa, perché tutti i biker si fanno sempre le rose, è obbligatorio, una bella rosa tatuata e un bel teschio, che male non è, ci sta sempre bene un teschio tatuato con al posto delle ossa incrociate i cuori, perché il contrasto, no, tra il bene e il male, l'amore e l'odio. E adesso fatemi riaccendere la telecamera. Bene carissimi, io penso che questo sia quanto per questo episodio del Motorpeo in the House, probabilmente anche l'ultimo, perché non ho intenzione di mantenere questo taglio molto a lungo ancora. Ho solo deciso di registrare un sacco di video in un solo giorno nel modo più assurdo che mi venisse in mente. Quindi se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mostrate un bel po' di cattiveria, paura e ardore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. Forma di pollice in su, che sto dicendo? I biker non parlano così. Allora fratello, se ti è piaciuto questo video, beh, dai un bel pugno cazzutissimo al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, come i veri uomini sanno fare. Inoltre, non ti scordare, in caso di acquistare una maglietta nel link in descrizione per supportare questo canale da veri duri. Ma la cosa che proprio non ti devi scordare è che questo era Motor. Bau bau. Bau bau, davvero. Ciao. Konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, arigato, konnichiwa, kawaii, konnichiwa, onichi, konnichiwa.